Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotrico. Anche questa puntata dal sapore letterario e molto cervellotico. Oggi parleremo di scrittura creativa non lineare. Ossia, in questo podcast ci addentreremo in una rapida e breve introduzione sulla letteratura non lineare, polistorie, iperromanzo e multitrama, il salto di lettura, i nodi di struttura, oltre a recensire rapidamente la Bibbia che deve essere tenuta sul tavolo da uno scrittore di letteratura non lineare. Il podcast è molto lungo, denso e cervellotico. Non perdiamo tempo, andiamo dritti al punto. La letteratura classica, ecco, la letteratura classica, ossia la narrativa, è diciamo un genere di lettura che si legge un libro oppure si salta dalla finestra, nel senso che il lettore ha solo due scelte: leggere il libro oppure saltare dalla finestra, perché tutto nella trama del libro è già stato fissato dall'autore. La sospensione di incredulità del lettore è retta soltanto dall'interesse del lettore nel genere di libro che ha comprato e che sta leggendo, dalla trama, dai personaggi e dall'ambientazione, diciamo, organizzati, scritti nell'intreccio dall'autore, e che devono essere coerenti ed appassionanti per il lettore. Ecco. In questi testi gialli, distopie, horror, utopie, fantasy, romance, hard sci-fi, eccetera, e loro ibridazioni, ecco, questo tipo di letteratura c'è sempre un inizio, una trama, una fine formale. Attenzione, la fine formale è cosa diversa dalla chiusura della fabula, che invece la chiusura della fabula, diciamo, può essere una fabula aperta oppure chiusa. Per fine formale si intende la fine del libro, che è unica perché l'ultima pagina del libro è composta sempre da una sola pagina. Questa è letteratura classica. Ora, non c'è soltanto la letteratura classica lineare, ma c'è anche un mondo di storie che la letteratura ha sempre ignorato e sono storie in cui il lettore interagisce con la fabula. Sì, avete capito bene. Il lettore o quasi giocatore, lettore quasi giocatore, è il protagonista ed è chiamato a prendere decisioni all'interno del libro, quindi all'interno della fabula, per cui il lettore giocatore finisce per autoprofilarsi la propria fabula. La letteratura non lineare è composta da due generi. La letteratura non lineare che prevalentemente si legge e non si gioca e hanno il format di polistorie, multitrama e iperromanzo. Poi abbiamo la letteratura non lineare che prevalentemente si gioca e non si legge. Libri game, giochi di ruolo, avventure, videogame, eccetera. Ecco, la letteratura non lineare che prevalentemente si legge e non si gioca è un tipo di componimento scritto in cui la trama, intesa come fabola e intreccio, con un proprio genere, con personaggi, con ambienti, con tecniche letterarie, con la scelta del narratore, con plot di azione, plot di personaggi, plot di pensieri, ecco, sono elementi strutturali importanti, tanto quanto lo sono nella letteratura classica o lineare. Che appunto nella letteratura non lineare sono testi che sono prevalentemente letti e non giocati, per cui il testo, il componimento è prevalentemente un libro. Ora, in questo podcast non ci interesseremo della letteratura non lineare che prevalentemente si gioca e non si legge, in quanto questi tipi di concept i classici strumenti dello scrittore hanno pochissima importanza, quindi per i libri game, avventure e quant'altro. Andiamo a discutere rapidamente del format che attualmente sono stati concepiti per la letteratura non lineare, si legge
e non si gioca. Iperromanzo è essenzialmente un romanzo tradizionale, quasi indistinguibile da un normalissimo testo di letteratura lineare. Il testo si legge dall'inizio alla fine, esattamente come un libro tradizionale, sfogliando pagina dopo pagina dopo pagina. La differenza fondamentale nell'iperromanzo è che nel format dell'iperromanzo, per essere fruito, è bene che sia fruito in formato EPUB oppure HTML e va processato da un computer, notebook, smartphone, tablet. Oltre ad avere sottofondi audio e filmati multimediali, l'iperromanzo ha anche dei link interni che, se cliccati, catapultano il lettore nel leggere un altro romanzo da un altro punto di vista sulla stessa storia. Di fatto il format dell'iperromanzo, a parte i contributi multimediali con il relativo sottofondo audio, eventualmente dei filmati audio-video che ci possono essere, ecco, a parte questi, il contenuto di un iperromanzo potrebbe stare anche in un libro cartaceo o file in PDF, semplicemente impaginando il libro in modo diverso, mettendo tra un capitolo e l'altro, nello svolgimento della favola, un altro capitolo mezzo che racconta la stessa favola ma è osservata da un altro punto di vista. Se il testo fosse stampato, ecco, avrebbe un altro numero di pagine, perlomeno doppie o triple di un libro di pari genere, dato che nell'iperromanzo de facto la stessa favola è raccontata con almeno due intrecci diversi, con due diversi punti di vista. Il format delle polistorie è un format esclusivamente digitale, non può essere stampato su carta né può essere convertito in PDF, dato che le polistorie hanno un numero stratosferico di pagine, nell'ordine di 4 o 5 cifre, ogni pagina a font molto grandi, grande interlinea, il testo è scritto, diciamo, in maniera molto corta ed estremamente asciutta. Le tecniche narrative tipiche dei romanzi della letteratura lineare, ecco, hanno scarsa importanza, in quanto il format polistoria è molto simile ad un libro game in cui il protagonista è guidato dal lettore in esplorazioni o plot di azione oppure nella soluzione di enigmi o rebus. È un format, il polistoria, in cui il lettore è più simile ad un giocatore. La lettura delle pagine è fugace e solitamente non supera mai la lunghezza di un paragrafo o poco più. Essendo il format polistoria fruibile solo in digitale, cioè in EPUB, è processato da computer, notebook, tablet, smartphone, possono essere presenti filmati e rumori in sottofondo, insieme alle musiche, quanto, diciamo, nelle microscopiche pagine composte da testo che raramente supera i tre paragrafi. Poi abbiamo il format del multitrama, è il terzo ed ultimo format per il genere della letteratura non lineare che si legge piuttosto che giocarci. Il format multitrama può essere fruito in PDF su un computer, oppure in un notebook o un tablet, oppure, essendo in PDF, può anche essere stampato e fruito manualmente su fogli di carta, tramite appunto il salto di lettura e le pagine vuote, bianche, che separano le varie parti del romanzo, per celare al lettore il resto della favola con cui interagisce. Nel multitrama ogni sequenza è composta da un corpo narrativo che va da una o più pagine o anche sino anche un racconto o un capitolo. Gli strumenti classici degli scrittori, genere, narratore, personaggi, ambienti, plot di azione, plot di pensieri, plot di personaggi, infodump, tecniche letterarie, ecco, sono tutti elementi fondamentali, dato che sono essenziali per creare, come nei libri normali e tradizionali, a lettura lineare, la sospensione di incredulità. La differenza tra il multitrama e la narrativa classica lineare è la presenza del nodo di struttura con il salto di lettura. Il multitrama non contiene elementi multimediali al suo interno, ossia non contiene musiche di sottofondo, non contiene rumori, non contiene filmati, in quanto è estremamente simile ad un libro,
composto da capitoli da leggere o varie pagine da leggere, alla fine delle quali il lettore è chiamato a fare delle scelte. Puoi andare ad altre pagine piuttosto che ad altre, piuttosto, diciamo, appunto, per continuare la lettura. Dopo aver definito i tre format, in poche parole, affronteremo come progettare rapidamente un libro in multitrama. 1. Esattamente come un racconto di un libro tradizionale, dovete elaborare una favola e poi trarne un intreccio lineare. Dopo che avete elaborato l'intreccio, dovete creare i nodi di struttura. Nodi di struttura da porre alla fine di ogni capitolo, o sequenza, o microsequenza. Da queste dovrete progettare biforcazioni multiple, espandendo la favola con nuovi pezzi di intreccio, oppure facendo saltare il lettore a pezzi di intreccio più avanti, e quindi facendo saltare a pie pari tutto il pezzo che va, diciamo, dal salto fino al successivo raggiungimento. Tutta una parte di intreccio che il lettore non leggerà mai e non vi accederà mai. Si tratta di fatto di creare un ampio albero. Questa ragione, la scrittura di un testo in multitrama è molto più densa, molto più intensa, molto più impegnativa di un banale libro di letteratura lineare, dato che in un testo a multitrama dovrete sviluppare appunto molte trame, molti personaggi, molti ambienti, digressioni, flashback, flash forward. Ecco, saranno salti verso altri pezzi dell'albero. La struttura d'albero della favola, anzi delle favole che possono essere contenute, sarà molto ampia. Il lettore, facendo scelte, è chiamato a scegliersi appunto la propria favola. Il multitrama è quindi un format che può gestire ottimamente ibridazioni di genere a seconda delle decisioni del lettore. Il lettore, che potrà effettuare una serie di scelte all'interno di un dominio di opzioni possibili che l'autore vi avrà posto. Nodo di struttura. Ecco, il nodo di struttura è un salto di lettura, è l'ossatura del multitrama, assieme alla presenza di pagine bianche vuote che separano le parti di favola da altre parti di favola, per evitare appunto che il lettore possa incidentalmente andare a leggere pezzi di favola che appunto non si è profilato. Sono appunto delle decisioni che il lettore, il giocatore, in questo caso più lettore che giocatore, decide di fare alla fine di un capitolo o di un racconto. Il caso ed il destino nel multitrama. Cos'è il caso nel multitrama? Il caso, ossia la casualità, dovrà essere gestita dall'autore, preferibilmente con curve di probabilità, per orientare probabilisticamente il lettore verso alcuni rami della favola piuttosto che altri. Il caso quindi è un evento improvviso e non prevedibile, quindi un evento positivo o negativo che accade. Ad esempio, il protagonista cammina per strada e gli casca in testa un meteorite, uccidendolo. Ecco, le morti accidentali e prive di significato nella vita accadono, ma dentro ad un testo sono rifiutate da lettori, per cui tali tipi di eventi nefasti dovranno essere evitati a priori per non rendere la favola fruita dal lettore malauguratamente stupida ed insulsa. Il caso può essere un evento inatteso, positivo o negativo, ma ragionevolmente intuibile dagli indizi che sono già stati forniti al lettore durante la lettura. Ad esempio, se il racconto è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e siete un soldato inglese e siete su una nave diretta in Nord Africa, l'eventualità che la vostra nave possa essere silurata da un U-boat ha qualche livello di probabilità. Se siamo tra il 1939 e il 1943, la probabilità sarà molto più elevata. Se invece lo stesso evento si riferisse a un periodo che va tra il 1944 e il 1945, per cui il siluramento della nave potrebbe essere un evento molto meno probabile. In ogni caso, un naufragio causato da un siluramento non è detto che comporti subito la morte del protagonista, dato che l'oceano Atlantico davanti alle coste dell'Africa
non avrebbe acque fredde immortali come quelle dell'Oceano dell'Atlantico del Nord. Se però il protagonista si mettesse a bere acqua di mare piuttosto che bere la scorta d'acqua dolce della scialuppa, ecco, ad un comportamento stupido e suicida necessariamente comporterà una rapida fine del protagonista. Inserire la possibilità di fare scelte stupide assieme ad altre possibili e molto più logiche che faranno avanzare la trama, orientando la direzione verso diciamo dei rami progressivi della favola piuttosto che altri, ecco, darà la sensazione al lettore di essere ragionevolmente libero nelle scelte, elevando la sospensione di incredulità. Il caso può essere anche un evento prevedibile che malauguratamente accade. Se il protagonista in una storia d'azione durante la Seconda Guerra Mondiale in Africa si mettesse stupidamente a correre davanti ad una mitragliatrice nemica che contestualmente sta vomitando un inferno di proiettili, ecco, è evidente che ad un comportamento sconsiderato in un contesto altamente rischioso è ovvio che il protagonista finirà per, diciamo, subire una morte certa, piuttosto che invece far proseguire la trama tramite una scelta più logica di starsene al coperto e lanciare una granata a mano contro la postazione nemica. Che cos'è quindi il destino nel multitrama? Il destino è quello che il lettore si profila con le proprie scelte, interagendo con la favola, all'interno delle opzioni del possibile che l'autore ha precedentemente organizzato all'interno dell'albero delle favole. Quanti tipi di favole ci possono essere nel multitrama? Solo due tipi di strutture, una struttura d'albero con almeno un inizio, con molte trame, con molti finali, oppure una struttura a cerchio, come il gioco dell'oca, in cui non esiste una fine e il lettore viene intrappolato dentro la favola del libro, quindi almeno un inizio, molte trame, nessuna fine. Ecco, non sono solito recensire libri di testo altrui, ma la Bibbia. Diciamo che ogni autore di multitrama deve avere sul tavolo è l'eccellente testo del dottor Andrea Angiolino, Costruire libri gioco, della Sonda Edizioni. La struttura e tecnica del libro gioco è interamente applicabile al multitrama, quale si differenzia dal libro gioco perché ogni sequenza in cui il lettore giocatore è chiamato ad interagire con la propria, diciamo, con la favola, si tratta di una sequenza complessa, narrativamente organizzata come un capitolo, in un racconto, alla fine del quale il lettore protagonista dovrà effettuare una scelta tramite il passaggio da un nodo di struttura. Nodo di struttura è un ventaglio di opzioni nel dominio logico del possibile e del plausibile che saranno stati precedentemente estesi dall'autore nella generazione dell'albero. L'autore probabilisticamente, tramite curve di probabilità, potrà orientare il lettore a seconda delle sue scelte, interessi, informazioni fornite o curiosità che l'autore nel frattempo avrà fornito al lettore nella stessa sequenza e prima di, diciamo, dell'effettuare la scelta tramite il passaggio dal nodo di struttura. Ok, se siete interessati al tema, in descrizione di questo file potete trovare il link da cui potrete scaricare i vari PDF coperti da copyleft nel format del multitrama, PDF piccoli o grandi, con struttura d'albero oppure ad anello, con cui potrete leggere ed interagire con la favola per profilarvi la vostra favola. Bello dei testi multitrama è che due lettori avranno molto probabilmente fruito testi con favole diverse, che i lettori avranno fatto molto probabilmente scelte diverse. Inoltre i testi possono essere letti più volte, senza creare la fatica e la noia di leggere due volte le stesse parti, perché facendo scelte diverse il lettore sarà orientato su favole differenti, massimizzando il divertimento e soddisfacendo la curiosità letteraria di scoprire anche le altre favole contenute nel testo. Questa puntata è tutto, un saluto. Ciao, alla prossima!